Nevica a Pechino. Allora che dite, una passeggiata a piedi nudi nel parco? Sì, ma non oggi a Ritten Park. E anche se lo scenario è bellissimo, io decido di regalarmi una prima visione al cinema. Conto alla rovescia, ma in mandarino, per fare della Cina il più grande mercato cinematografico al mondo entro il 2035. Mentre cresce nel paese del dragone la passione per la settima arte, si moltiplica il numero degli schermi cinesi, saranno oltre 100.000 nel 2025. Le pellicole made in China rivendicano la corona del box office 2023, incassano 50 miliardi di yuan, pari a oltre 6 miliardi di dollari americani. Piace meno Hollywood al pubblico cinese, giovane, brillante e connesso, ma tra i film stranieri interesse per il Colossal su Napoleone. Oggi è la mia prima volta al cinema qui a Pechino. Il film è Napoleone Bonaparte, la regia del grande Ridley Scott. Entriamo. I found the crown of France in the gutter. I picked it up with the tip of my sword and cleaned it and placed it atop my own head. Amici dei segreti di Matilde, sono uscita dalla sala cinematografica. Vi consiglio il film, che è veramente molto impressivo. 影院消防知识很重要，你记住了吗？